A causa dell'usura degli anni forse di lavoro, venni qua con il problema, è un'operazione già effettuata all'ernia al disco, tra L5-S1, lombale 5, sacrale 1. Ad allontanare temporaneamente Beppe Signori dai campi di gioco, dunque, non fu un trauma come accade a molti altri professionisti. Talvolta può bastare davvero un secondo. Un intervento sbagliato o un piede che resta bloccato sul terreno e inizia un calvario che per un calciatore può durare mesi. Prima l'intervento chirurgico o la rinsaldatura dell'arto e poi la riabilitazione, quel percorso che deve restituire l'atleta al campo, un cammino fatto di cure e di sacrifici. La prima cosa drastica è stato perdere peso, perché comunque dopo l'operazione e anche prima facevo uso di cortisone, ovvio, per allentare un po' anche il dolore. E dopo è cominciata tutta una fase di preparazione, prima fisica e poi posturale. La terapia in piscina è un momento importante del percorso riabilitativo, soprattutto dei pazienti reduci da un trauma acuto o un intervento chirurgico. Le sedute vengono svolte in acqua riscaldata a 32 gradi, alternandole in genere alle sedute in palestra di riabilitazione. L'uso dell'acqua permette di recuperare precocemente l'articolarità, la fluidità dei movimenti e ridurre efficacemente il gonfiore. I pazienti impossibilitati a caricare possono comunque lavorare per il recupero dello schema del passo, muovendosi in acqua alta e con l'ausilio dei galleggianti. Esistono esercizi specifici per ogni distretto corporeo attraverso i quali recuperare l'articolarità, la forza e la coordinazione neuromotoria, con carichi e difficoltà crescenti. Inoltre, uno dei vantaggi dell'acqua è quello di consentire il recupero precoce di gesti tecnici sport specifici, motivando e coinvolgendo maggiormente il paziente infortunato. Thank you.
a te.